Ciao a tutti e benvenuti di nuovo al mio canale. Come avete visto dal titolo, oggi vi farò vedere il restauro che sono riuscita a fare al tavolo della mia cucina. Ma prima di cominciare, come vi chiedo sempre, di rimanere insieme a me fino alla fine del video, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, e cominciamo. Ok, vi faccio vedere com'è il tavolo. È così, lo so che è bruttissimo, è così. È iniziato tutto con una screpolatura qua in mezzo, qua, e poi ha degenerato un po' tutto. Pensavo già a cambiarlo, stavo già guardando i tavoli, infatti stavo già annunciando a mio marito che dovevo comprare un tavolo, ma mi è venuto in mente di fare questa cosa qua, di restaurarlo, vedere come viene. E io avevo già la pittura e avevo anche la carta vetrata o il grattino, non so come lo chiamate voi. Questo, e ho iniziato a lavorare così. E questa è la pittura che ho usato, è un impermeabile color marrone, color legno, per legno. Ed eccoci qua, ho iniziato a grattare tutto perché dovevo grattare e livellare tutta la superficie, come vedete qua. Io ho fatto tutto a mano, perciò mi ci è voluto tantissimo, anche se mio marito mi aveva detto che mi dava una mano, non è stato così, lui non ha trovato un po' di tempo, allora ho dovuto farlo tutto da sola e l'ho fatto in 2 giorni e 3 anche per l'asciugatura della pittura. Eravamo a casa senza un tavolo per 3 giorni quasi e ho dovuto levigare tutto il tavolo. Già la parte che era un po' gonfia, perché la parte che era rovinata si era rialzata, aveva il rialzamento, allora ho dovuto comunque levigare di più in quelle zone lì. Ok, questo qua è il tavolo di Ikea, è quello che si allunga, è allungabile. Ok, ho dovuto levigare così. Tutta la mia forza nelle braccia ho dovuto metterci qua perché era veramente tanto lavoro. Questa è la parte più danneggiata che c'era. Qua con uno straccio bagnato sto asciugando tutto, sto tirando via tutta la polverina che ho grattato. Qua, come potete notare, ho girato la pittura che avevo già, l'ho mescolato per bene così da poterla usare. Questo tavolo è già tutto levigato. Ok, farò vedere. Ho iniziato così. Infatti, no, questa è la prima mano che la do, e ne ho fatte 2 mani. Questa qua è una pittura impermeabile, come vi dicevo. Okay, questo è il secondo giorno, come potete notare. Thank you.
Qua, come potete notare, ho separato il tavolo, l'ho aperto perché avevo paura che mi rimanesse incolato, essendo il tavolo quello allungabile. Allora le ho lasciate così, mezzo aperto, e ho continuato ad appitturarlo, a buttarci la pittura. Eccoli qua. Adesso vi farò vedere com'è venuto. Sono contentissima del risultato. Aspettate un attimo a vederlo. Devo aspettare un po' per l'asciugatura, devo lasciarli asciugare, li passerò ancora qua. Ed eccoci, e questo è il risultato. Sono contentissima di come è venuto. Io che pensavo già a darlo via, a buttarlo, invece sono riuscita a recuperarlo, sono riuscita a tenerlo ancora per un po', lo tengo ancora così e per non cambiarlo ancora finché regge. Sono contenta, spero vi sia piaciuto, ci vediamo la prossima settimana, ciao ciao. Ed eccoci, spero il video vi sia piaciuto, spero vi sia stato utile, ci vediamo alla prossima.